Buon pomeriggio e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Filo Diretto, la trasmissione di approfondimento di Radio 00. Stiamo cercando di approfondire ogni settimana i temi più caldi della settimana. E oggi siamo in compagnia di Vito Maciale, segretario del CONFSAL, è stato già assessore al comune di Bitonto alla pubblica istruzione, quindi ha una lunga carriera alle spalle con la scuola, e cercheremo di fare un po' di chiarezza in questo mare magnum di Ordinanze. ordinanze, TAR e tutto il resto che hanno mandato un po' tutti in confusione e non si sa bene. Adesso lunedì che cosa fare, se mandare i bambini a scuola, non mandarli, dottor Maciale, mandare i bambini a scuola, non mandarli, l'ordinanza di Emiliano, che cosa ha provocato in questi giorni? Allora io partiamo su da un presupposto che la mia considerazione adesso la metto un po' da parte perché poi la voglio riprendere. Io riprendo invece il discorso da quella riflessione che hai fatto, tante ordinanze, confusione totale. Io la chiamo la Torre di Babele, che si è creata ultimamente. Io credo, questa ultima ordinanza del Emiliano, la 407, ha creato ancora più confusione. E allora io ricordo che nella storia della scuola non mi è mai capitato di leggere la scuola quando vuoi, dove vuoi. E tutto ciò si svolgerà. Anzi, si dovrà svolgere da oggi, perché l'ordinanza parla da giorno 7, invece inizialmente si parlava del giorno del lunedì 9, quindi anche lì una grande confusione. Se è subito in vigore questa ordinanza della giunta regionale o da lunedì, anche qui, come si può notare, è una grande confusione per le famiglie, per il personale della scuola, per i dirigenti, per tutto il mondo scolastico. E quindi io dico che siamo arrivati al come, non c'è più limite alla creatività con questa ultima ordinanza del nostro presidente Emiliano. Però io tengo a sottolineare una cosa molto importante, anche se è superfluo. Ricordare che l'istruzione è un diritto-dovere costituzionale, questo deve essere ben chiaro. E quindi in Puglia, che siamo alla scuola fai da te, è un'ordinanza che non ha deciso e che disorienta e invade anche le competenze della scuola. Forse è stata data tanta responsabilità a un settore della scuola, a un settore dell'istruzione, e non ad altri settori tipo sanità, tipo trasporto, che poi all'inizio, forse in corso della discussione, possiamo evidenziare questi due lati negativi che poi hanno tirato in ballo la scuola, perché doveva funzionare bene, questo era il principio, però poi non si è capito perché. Adesso tutti contro la scuola. Forse è arrivato il momento di stoppare in questo momento di grande crisi perché ci sono tanti ragazzi che hanno contratto questo virus, insomma, ecco. Infatti, parliamo un po' dei dati. Proprio oggi pomeriggio sono arrivati i dati della ASLA di Bari che hanno raccontato che attualmente ci sono 172 studenti positivi, 40 docenti, 74 classi, e in questa settimana di didattica a distanza, quindi di non didattica in In presenza da presenza. quando c'è stata l'ordinanza di Emiliano, sembra che i casi si siano abbassati del 40%. Quindi siamo passati da 2.960 alunni, cioè da 4.600 alunni isolati a 2.960 alunni isolati, quindi circa la metà. Ed è un Quindi ottimo adesso è dato. stata lasciata la patata bollente, possiamo dirlo, ai Eh sì. genitori, perché nell'ordinanza si dice che adesso spetta a loro decidere se mandare i figli a scuola e quindi far fare didattica in presenza, oppure tenerli a casa e quindi fare didattica a distanza integrata con la classe.
I genitori Allora, adesso che cosa dovrebbero farò. fare? Cioè mettere davanti il diritto alla salute dei propri figli o Senza quello allo dubbio, studio? senza dubbio, in questo momento particolare storico va messo avanti il diritto alla salute, ci mancherebbe altro. Ecco perché io mi aspettavo da parte dell'assessore della sanità, della salute della Regione Puglia, del presidente Emiliano, dell'assessore alla scuola Sebastiano Leo, un'altra decisione che sarebbe stata quella di chiudere in questo momento, sino al 3 dicembre 2020, tutte le scuole. Nonostante Non la scuola anche. dell'infanzia aperta, sì, la scuola primaria. Occorreva prendere una decisione, forse Impopolare. impopolare, ma doveva prendere tutte le scuole, non la scuola dell'infanzia, perché la scuola dell'infanzia è ancora maggiormente non è previsto il distanziamento sociale, gli insegnanti che debbono inevitabilmente accogliere i bambini nel mondo della scuola con un abbraccio, con una carezza, e quindi ancora lì è ancora più delicato. Allora forse avrebbe dovuto fare il nostro presidente la chiusura totale dalla scuola dell'infanzia al secondo grado, attendere come si sta verificando questa riduzione di questo virus nei nostri giovani, e cercare in questo periodo di potenziare il trasporto, perché lì è la nota dolente. I ragazzi stanno in sicurezza a scuola, però poi nel pullman stanno uno accanto all'altro, perché non ci sono i mezzi sufficienti per soddisfare le esigenze dei nostri alunni. Allora, che cosa Ma anche, avrei diciamo, voluto? penso anche all'aspetto strettamente sanitario, cioè ciò che ci ha differenziati e fatti diventare zona arancione in Italia è stata sostanzialmente la nostra incapacità di Capacità, poter fare esatto. un certo numero di tamponi, perché se E ne questa è l'altra nota anche dolente, la sanità. nelle aree rosse della nazione comunque si sono mantenute aperte. Le scuole di ogni ordine e grado probabilmente, dico, avranno una capacità diversa di selezionare poi i casi positivi, di isolarli. Ma Quindi forse è questo io che ci fa essere deficitari in questo senza senso. dubbio, ecco perché durante l'estate, durante il dopo lockdown che abbiamo avuto a fine anno scolastico, forse le scuole si sono adoperate, i dirigenti hanno fatto un lavoro eccezionale, i docenti idem, per trovare il distanziamento, per fare le varie prove. Però alla fine che cosa è successo? È successo che sul trasporto siamo stati inefficaci, in quanto avremmo dovuto, ecco, dico alla regione, avrei invitato la regione a convocare tutte le agenzie viaggio. Abbiamo già deciso che non si possono verificare i viaggi di istruzione e quant'altro. E queste sono in sofferenza, questa categoria di lavoratori. Ebbene, dovendo dare loro diciamo un bonifico, dare loro un benefit, sarebbe stata l'occasione per creare delle convenzioni con questi gruppi di lavoratori, e accanto al mezzo pubblico doveva esserci un mezzo privato che doveva soddisfare le esigenze degli alunni del trasporto da casa a scuola. Perché abbiamo visto anche nella nostra Bitondo, i ragazzi che frequentano la scuola media di primo grado, abbiamo visto i bus diciamo, che circolano all'interno della città pienissimi, zeppi. E quindi che cosa succede? A scuola stanno con la distanza di 1 metro, e poi lì nel pullman c'è questa grande affluenza, questo grande numero. Se ci fosse stato, ecco, il coordinamento, ecco, anche la politica, perché purtroppo io credo che in questo momento la politica È saltato un si è tavolo ad un. allontanato dalle problematiche dei cittadini e della gente. Avrebbe dovuto studiare queste formule e avrebbe dovuto potenziare la sanità, perché oggi ci troviamo in questa zona arancione, perché? Perché non abbiamo i numeri sufficienti di tamponi per soddisfare le esigenze dei nostri cittadini, dei nostri pugliesi. Io so che diverse famiglie
diversi amici bitondini sono andati nel Materano per togliersi questo dubbio se il proprio figliuolo avesse o non avesse contratto questo virus Covid-19. Quindi che significa? Che la sanità, ahimè, deve farsi un mea culpa, sanità e trasporto. Allora ci troviamo in questa grande pandemia, blocchiamo tutto. Sicuramente poi da qui ne deriva anche un grosso problema sociale, perché sì, gli studenti ormai sono sempre più alienati, sì, davanti ai computer, quindi già, sì, magari gli viene proibito di fare vita sociale all'esterno, sì, perché può essere, diciamo, difficoltoso. Anche la scuola, sì, che era per antonomasia un luogo dove poter fare aggregazione anche per i bambini più piccoli, dicevano e raccontavano che l'ingresso a scuola proprio sarebbe a livello sociologico è proprio l'ingresso nella società civile, sì, quindi sì, anche sì, quello diviene poi una mancanza che viene agli studenti. Però ci troviamo in questa situazione, Viviane, quindi è un'emergenza. Ecco perché io sono d'accordo, io non sono minimamente d'accordo con la didattica a distanza, deve essere chiaro, perché io ho fatto battaglia sin dall'anno scorso, da quando è venuto fuori questo virus, e io sono con chi dice che una cosa è insegnare e una cosa fare l'informazione a distanza. Quindi deve essere chiaro, io sono per la didattica in presenza, e tu stesso hai detto socializzazione, la pacca, il sorriso, gli occhi, il toccarsi fa parte della trasformazione culturale, intellettuale di ogni singolo bimbo e poi giovane e futuro dirigente. Quindi io sono per la didattica, però in questo momento che i nostri politici, secondo me, hanno commesso degli errori, bisogna dobbiamo stoppare in questo momento, poi sperando che questo porti frutto, poi, eccetera. E dicevo, il rischio tra i tanti è anche il fatto che a me è capitato di sentire, tramite anche amici che insegnano, ci sono tante, sì, persone che appunto hanno delle cattedre nelle scuole superiori che stanno manifestando il rischio di molti abbandoni scolastici, cioè i ragazzi che tendono a dire vabbè, tanto a scuola non ci andiamo, tanto il futuro magari non c'è. La promozione sì, arriva lo stesso, però uno si sente anche un po' in difetto, quindi il rischio è che tra un po' noi ci troviamo con tanti giovani che magari potrebbero aver abbandonato gli studi, e quindi con una fascia sempre più ampia di giovani che potrebbero non avere sbocchi poi successivamente. Ecco perché diciamo... Va pensato anche qualcosa al post-Covid. Sì. Ecco perché io dico, nella speranza di questi dati che hai letto poc'anzi anche tu, che fanno in modo tale di ridurre a lumicino che il... da subito, dal 4 di dicembre, si possa veramente rientrare nelle classi e fare questa didattica in presenza, perché è molto, molto importante. Io faccio un esempio, come dire a un giocatore come Messi di fare una partita senza il pallone. E questa è la didattica fatta a distanza. Noi dobbiamo fare la didattica in presenza. Il guardarsi, ho detto, ripeto, prima, negli occhi, una pacca sulle spalle, un sorriso, purtroppo vale molto di più di una informazione ai ragazzi. Quindi dobbiamo stare vicino a questa popolazione che sarà il nostro futuro. Come? E diciamo, al più presto rientrare con le dovute sistemi di cautela, l'igienizzazione, ma io ho visto nei primi giorni della scuola i ragazzi entrare, i ragazzi disinfettare, igienizzarsi le proprie mani con il gel e quant'altro. C'è già una nuova cultura dell'educazione sanitaria, e quindi questo è anche questo un dato importante, e dobbiamo insistere. Meglio un mese a casa con questa lezione o sincrona e asincrona, e poi rientrare subito in contatto con questi ragazzi, sperando che la politica faccia e si prenda la propria responsabilità, che è quello del potenziamento del trasporto e quella della sanità,
perché noi siamo nella zona arancione. Arancione perché, diceva lo palco, arancione, un arancione chiaro, non scuro, perché noi stiamo vivendo forse di una sanità che è stata molto distante dalla gente, perché i tamponi non sono sufficienti, non c'è questa capacità di ricettiva da parte dei nostri presidi ospedalieri, e quindi sperando che in questo periodo il tutto si possa ricompattare per il bene dei nostri giovani. Magari nel frattempo arrivano anche i test rapidi antigenici dai pediatri, anche i test che magari possono andare, magari un macchinario che può andare direttamente a scuola per verificare i casi positivi o sospetti positivi, di modo nel caso da isolarli, diciamo. Ma noi abbiamo avuto la realtà che un docente era positiva, ma l'ha saputo dopo 7 giorni. Questo è gravissimo, insomma, e bisogna intervenire. Quindi che colpa ne ha l'istruzione, che colpa ne ha il dirigente scolastico o la famiglia? Siete stati un po' il fanalino di coda di tutto questo? Siamo stati a causa della non programmazione degli altri settori, e questo deve essere chiaro, bisogna fare un mea culpa. Non voglio dare questa grande responsabilità al governatore neoeletto, però è chiaro che qui abbiamo anche un governo che è stato molto latitante, o quantomeno ha pensato alle formalità ma non ha pensato alla programmazione. Per esempio, un contratto sulla didattica a distanza, il ministro avrebbe dovuto pensare insieme alle forze sociali, impostare questa didattica e dare ad ognuno le responsabilità condivise, perché la didattica abbiamo fatto a marzo-aprile è una didattica improvvisata, e dobbiamo ringraziare i docenti che hanno messo a disposizione dei ragazzi e delle famiglie la loro, oltre professionalità, la professionalità didattica, anche la loro disponibilità a utilizzare questi mezzi telematici e quant'altro. Quindi dobbiamo ringraziare questi docenti, però nulla abbiamo fatto per potenziare questa didattica, che è utile ma fatta in una certa, in un'organizzazione diversa, non fatta in questo modo, perché abbiamo genitori, famiglie che ancora oggi, e non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, non hanno la possibilità di avere internet a casa. Questa è un'altra nota che bisogna mettere a fuoco, e non andiamo oltre nella Puglia, anche nella nostra città bitondina, purtroppo non ha la possibilità di utilizzare internet né in casa. Non faccio nome e cognome, io ho dovuto fare con il mio scanner, con il mio computer, una informativa di una famiglia verso una scuola per ottenere il tablet, per ottenere la possibilità di utilizzare questi mezzi che lo Stato ha finanziato, ma occorreva anche lì fare una programmazione migliore, una programmazione più oculata. Tralasciando per un attimo il problema Covid, la situazione scolastica bitontina, appunto, visto che tu sei stato per tanto tempo assessore all'istruzione a Bitonto, secondo te come è cambiata e che cosa bisognerebbe fare? Noi già da tempo, insomma, parlavamo un po' del fatto che c'era il problema della dispersione scolastica, c'era il problema della natalità che stava via via diminuendo, e quindi per assurdo ci sarebbe voluta più una casa magari di riposo in più piuttosto che una scuola nuova in più, perché la popolazione scolastica stava via via diminuendo. C'è da fare molto ancora, anche lì la mensa, occorre mettersi intorno a un tavolo tutte i responsabili, perché ancora oggi, Viviana, ancora oggi mi hanno riferito che ci sono scuole con 26 alunni, e non è possibile che ci siano ancora oggi classi con 26 alunni. Allora c'è qualcosa che non funziona. Io avevo sempre detto queste classi pollaio che bisogna cercare di ridurre. Purtroppo ci è voluto il Covid-19 a limitare il numero dei ragazzi nelle classi, e quindi dando un organico Covid, dando la possibilità di sdoppiare una classe
tutto questo noi l'avremmo potuto fare mesi addietro, con una sana programmazione da parte dell'amministrazione pubblica, da parte dei responsabili delle scuole, dei consigli di istituto, perché tutto sta a programmare e c'è da fare ancora molto per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Io avevo suggerito, nel momento in cui si pensava di dover utilizzare altri locali, avevo dato indicazioni di poter mettere a norma l'Istituto San Carlo, che sta sulla via Modugno, l'ex Istituto San Carlo, dove prima... accanto al liceo Silos, per intenderci. No, San Carlo, quella su via Modugno, quella scuola dove stava il vecchio De Gemis, lì c'è tutta una struttura che va adeguata, come anche addirittura anche il Maria Cristina, ritorniamo a farlo funzionare come scuola, perché se ci sono per questi sdoppiamenti che occorre avere nuove aule, avere spazi nuovi, perché non utilizzare questi spazi che abbiamo adeguandoli? Perché ha dato la possibilità il governo e il Ministero della Pubblica Istruzione di chiamare a lavoro l'organico Covid, quindi diversi collaboratori scolastici e diverso tipo di personale che possa in questo momento aiutare a superare questa crisi del coronavirus. Qui c'è da fare molto, è vero, si parlava di meglio una casa di riposo, invece bisogna dare una scuola a misura di bambino, una scuola dove la mensa venga effettuata in ogni istituto, perché ancora oggi non abbiamo istituti che hanno la possibilità di avere la sala refezione. O bisogna creare questi spazi o creare i laboratori. Ecco la tranota dolente dell'ordinanza precedente di Emiliano. I ragazzi BES possono andare a scuola con il 25% degli alunni, quindi si stava creando e ha creato una confusione. Ritorniamo alle scuole speciali? Questo è il problema. Allora, ecco perché dico, va preso una... va affrontato questo problema con la chiusura. Tutte le scuole, i docenti che non hanno la possibilità di svolgere da casa la lezione, eccetera, potrebbe ritornare a usufruire dei mezzi telematici della scuola oppure tranquillamente svolgere da casa la lezione, sperando che poi il 4 dicembre del 2020 si ritorni con le dovute cautele di nuovo a scuola. Però nel frattempo i politici devono lavorare a studiare queste formule, hanno le capacità, devono solamente impegnarsi di più nei confronti dei cittadini. Ovviamente interpellando anche le parti sociali. Le forze sociali, il dialogo, abbiamo mandato diverse mail sia ad Azzolina, al ministro Azzolina che al presidente. Convocate i sindacati, perché condividere una scelta significa accoglierla, far accogliere da parte dei genitori le dovute restrizioni e quant'altro. Il dialogo è la cosa più importante e va affrontato. Questa è la lacuna di alcuni politici che dicono adesso governo io e decido io. Non è così. Si va al governo perché l'ha voluto una popolazione che ha scritto, ha segnato il proprio cognome, ma non deve dimenticarsi dopo l'elezione che lui possa decidere su tutti. Deve avere lui l'ultima parola senza dubbio, però prima di scrivere, emanare un'ordinanza, deve ascoltare le forze sociali, perché avremmo dovuto suggerire se avesse fatto altri sul trasporto, sulla sanità, ma anche sui benefit da dare alle famiglie, perché le famiglie che non hanno la possibilità di non poter lasciare il lavoro, a quelle famiglie va dato un benefit, va dato qualcosa se non dovesse lavorare o perché non può lasciare il lavoro e quindi occorre fare un benefit per la babysitter, per la persona con cui devono condividere quelle ore di studio con i propri figlioli. Quindi occorre sedersi e affrontare con la massima pacatezza
I problemi si risolvono se c'è la convinzione che siamo tutti d'accordo, altrimenti non si va da nessuna parte, se no ricorsi, ordinanze dei diversi giudici, e la confusione diventa ancora doppia, tripla, e si crea veramente il caos, o come detto all'inizio, una torre di Babele. Giusto per tirare un attimo le righe e chiudere questo nostro appuntamento, allora abbiamo parlato degli ultimi dati arrivati dalla ASL, quindi in questi quasi 10 giorni di chiusura e di didattica a distanza c'è stato un calo del 40% dei casi positivi a scuola, siamo passati da 4.600 alunni positivi isolati a 2.960, attualmente i positivi sono 172, 40 i docenti e 74 le classi, insomma, che hanno avuto dei casi. Nel frattempo c'è stato il problema della sanità, il problema del trasporto, la mancanza di dialogo con le parti sociali, le ordinanze, il DPCM del governo, insomma tante cose che si sono alternate. Adesso l'ultima parola spetta ai genitori, che purtroppo lunedì dovranno decidere quanto prima, assieme ai docenti e ai dirigenti dei vari istituti, se appunto mandare i propri figli a scuola oppure no. Vito, la ma io posso, ma io spero che diciamo non si farà più in tempo, però io credo che anche il nostro il presidente Emiliano possa rivedere e quindi decidere insieme alle forze sociali, forse è un momento di frenare tutto. È meglio chiudere oggi, è meglio soffrire oggi, ma fra meno di un mese ritornare, non dico alla normalità, ma alla didattica in presenza. Io dico un sacrificio oggi, la scuola chiusa, sì, le industrie aperte, perché è il mondo produttivo, non che non lo fosse l'istruzione, attenzione, ma il mondo produttivo deve andare avanti, e io dico meglio in questo momento di chiusura, e poi essere felici e di poter trascorrere, come hanno detto tutti, un Natale più libero, un Natale più vicino agli amici, ai conoscenti e non solo ai conviventi, ecco. Con le dovute distanze. Va bene, allora speriamo che, insomma, vi abbiamo un po' chiarito le idee, date anche dei pareri, dei numeri su quello che sta accadendo nel mondo della scuola. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e diamo appuntamento a lunedì alle 18.30 con il notiziario di Radio Doppio Zero. Buona serata e buona domenica. Grazie a tutti, grazie Michele, grazie ai telespettatori. Grazie.